intervenire dopo il nostro coordinatore. Tocca a me aprire le danze, non è facile intervenire dopo l'avvocato Lamoneter, per il quale io vedo una grande maturità politica, una linearità e una ricchezza di contenuti. Viceversa, è facile parlare dell'amministrazione comunale di Taormina. Un'amministrazione comunale che già nel dicembre 2009, se vi ricordate, l'avevamo individuata come un'amministrazione al capolinea. Tra l'altro che conduce ad una città di Taormina al baratro. E ancora oggi purtroppo questa amministrazione non è riuscita a spiccare il volo. Si confonde con le piccole cose e si nasconde per le grandi cose. È un'amministrazione che utilizza purtroppo un metodo di governo che disattende quelli che sono gli interessi collettivi, specie per ciò che riguarda la programmazione e la conduzione dei lavori pubblici. Ha una squadra di governo che è, diciamo, poco credibile e poco capace. E a proposito di lavori pubblici, quello che oggi io voglio leggervi, e dico leggervi perché non vorrei invertire la temporalità degli eventi, e tutto ciò che riguarda, tutto ciò che è successo per i lavori di riqualificazione della via Crocefisso, che ahimè diventerà una grossa incompiuta. Dicevo, a proposito della via Crocefisso, noi come gruppo di minoranza abbiamo riconsiderato la grave situazione in cui versa la via Crocefisso, oggetto di lavori di riqualificazione. Abbiamo ravvisato l'inerzia di questa amministrazione comunale ed in particolare del competente assessorato lavori pubblici, nonché dell'impresa esecutrice dei lavori e anche dei progettisti e direttore dei lavori da poco licenziati. Abbiamo infine ravvisato l'irregolarità tecnica ed amministrativa dell'impianto e della conduzione di cantiere. Tutto questo a seguito dell'eloquente autodenuncia dei progettisti e dei direttori dei lavori pervenuta al Comune il 14 ottobre dell'anno scorso. Questa denuncia ha messo in luce quello che da tempo tutti noi sospettavamo in merito ai lavori di Via Crocefisso. A seguito di questa autodenuncia emerge che il responsabile unico del procedimento, con una precedente nota del 22 settembre del 2010, comunicava all'amministrazione comunale che la delibera d'incarico degli ingegneri progettisti non prevedeva la nomina di direttore dei lavori. Ciò nonostante i progettisti, consci di tale mancato incarico, hanno espletato comunque le funzioni di direttore dei lavori. Prova ne è che hanno anche redatto una perizia di variante in data 10/2/2010, approvata dal responsabile unico del procedimento del tempo, il 4 marzo del 2010. E quello che è ancora più grave, dalla giunta comunale con la delibera 40 del 5 marzo 2010. Di recente, inoltre, l'amministrazione comunale, convocati i professionisti al fine di avere delucidazioni in merito al ritardo nell'esecuzione dei lavori, confermava l'incarico di direttore dei lavori ai professionisti progettisti. C'è da dire che solitamente si conferma qualcosa che in precedenza si è pattuita, e non qualcosa di inesistente. Abbiamo come gruppo di opposizione ravvisato numerosi ordini di servizio da parte dei professionisti incaricati che denunciano e mettono in mora l'impresa esecutrice circa irregolarità e inadempienze nella conduzione del cantiere. Abbiamo ravvisato la mancanza di una figura di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008, integrato con il 106 del 2009. È necessariamente presente giornalmente in cantiere, stante la difficile e precaria situazione dei luoghi. Di contro, tale mansione è stata di fatto espletata fino a poco tempo addietro dall'attuale dirigente, che per la mole di lavoro che sta sviluppando in seno all'area comunale lavori pubblici non gli consente questo tipo di attività. Non ci risulta siano state ultimate le procedure inerenti agli espropri, tanto da rendere disomogenea la conduzione del cantiere,
vanificando qualsiasi piano operativo di cantiere. Abbiamo riscontrato infine l'amletico dilemma dei professionisti incaricati che non sapevano di essere direttore dei lavori nonostante ne abbiano rivestito la carica fino al loro definitivo licenziamento. Stante questa grave situazione sinora evidenziata, che giudichiamo irresponsabile e deficitaria sia nell'azione politica di questa amministrazione comunale, sia nella conduzione della procedura amministrativa e non ultimo nella conduzione del cantiere a qualsiasi livello, e atteso che potrebbe verificarsi l'irreparabile anche per le sorti di vite umane, e ricordo che nelle frane dell'ottobre scorso è stato interdetto l'accesso ai nostri concittadini di Contrada Mastrissa, che per buona parte ricade nel territorio di Taormina. E riteniamo ancora che l'assessore competente stia percorrendo a pieno titolo, e per dirla alla debita, il solco dell'inaffidabilità, caro Bruno. A tutto questo si aggiunga che sono stati abbandonati i lavori di riqualificazione per dare manforte a tutte quelle opere atte alla reggimentazione delle acque, emerse purtroppo in corso d'opera, come urgenti ed indifferibili, e per questo a seguito, ripeto, dei nubifragi di metà ottobre scorso. Dicevo, per tutto questo non sono state attivate le procedure per la rescissione del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori per gravi inadempienze e per avere disatteso gli ordini di servizio impartitele dai passati direttori dei lavori. Abbiamo l'incertezza che talune opere rientrano nel conto economico progettuale e che i lavori progettati non determinano un'altra eterna incompiuta nella grande giungla dei lavori pubblici a Taormina. Non è stato sollevato dall'incarico l'assessore ai lavori pubblici, escludendolo dalla giunta comunale perché è inconsistente ed inaffidabile. Di contro sono stati sollevati dall'incarico altri assessori che lavoravano. Non sono stati sospesi i lavori di via Crocefisso, attivando con urgenza tutte le procedure necessarie per regolarizzare gli atti amministrativi, espropri e quant'altro, progettuali e di sicurezza cantiere. Sono stati licenziati solamente i progettisti che con probabilità sono stati utilizzati come capro espiatorio di un sistema che riscontriamo e denunciamo con vigore, molto lontano da quell'azione politica di interesse collettivo che merita la città e i cittadini di Taormina, e lascio a voi il giudizio. Grazie.